È un protocollo che coinvolge in primo luogo, a parte il comune, ma coinvolge soprattutto gli istituti di vigilanza, che nelle loro funzioni di appunto vigilanza con le guardie particolari giurate possono, nell'ambito dell'esplicazione della loro funzione, possono avvertire, diciamo così, comunicare alle forze di polizia, alla polizia municipale, c'è un evento che non rientra nella gestione ordinaria della vita, diciamo così, ecco. Questo, si tratta di questo, quindi vengono creati dei collegamenti con le sale operative degli istituti di vigilanza, della polizia municipale e delle forze di polizia, in modo che loro possano intervenire al minimo sospetto. Quante pattuglie saranno messe in campo dalla vigilanza privata in questo settore? Cioè, quante ce ne sono loro e cosa di nuovo potranno comunicare rispetto a quello che facciamo? Guardi, sui numeri precisi io non so il numero preciso. Credo che in tutti gli istituti di vigilanza siano una quarantina, però nella esplicazione di questa attività poi si vedrà volta per volta e giornalmente. Questo è il questore che poi dopo vedrà come organizzarsi per l'esplicazione di questo lavoro, insomma. Collaborazione c'è stata sempre, perché comunque sono funzioni che comunque loro svolgono. Questa è particolare e specifica proprio per cercare di creare una sinergia con tutte le forze in campo per poter avversare fenomeni delinquenziali. Insomma. L'obiettivo è l'allarme furti? Certo, è anche l'allarme furti, certo, sicuramente. Noi con gruppi di lavoro eccetera, stiamo vedendo di organizzare questo piano contro i furti che si farà, questo è un piano operativo, quindi dobbiamo mettere a punto e vedere intanto la disponibilità, vedere anche le zone dove agire e quindi gli orari, certo, ecco, questo è un piano più operativo che verrà comunque adesso. Stiamo un po' facendo delle esercitazioni e delle prove. Potrebbe partire ufficialmente? Adesso vediamo, è in fase di attuazione, però poi dopo sicuramente quando verrà attuato speriamo di poter riuscire a essere un deterrente, no? Sulla situazione che si sta verificando, abbiamo visto che ci sta un aumento di questi fenomeni delinquenziali. Sono individuate delle zone, certo, che postazioni, ma che verranno comunque cambiate, è chiaro, non è che saranno sempre quelle zone, no? Quindi,